Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione di la Sbornia TG. Buongiorno Nick. Buongiorno Emma. Cominciamo con le notizie più importanti di questa settimana. Della maratona di Boston al golf, i nostri inviati hanno pronti i servizi che non potete perdere. Infatti Emma, anche oggi parleremo di sport, arte, attualità, e non mancheranno il nostro meteo e l'oroscopo. Hai ragione, Nick. Diamo la parola al nostro primo inviato, Emmett Scully, con il suo servizio sulla maratona di Boston. La famosa maratona di Boston ha avuto luogo la mattina di lunedì 18 aprile. La gara ha visto circa 24.000 persone in attivo, ma ci sono stati di sicuro sia professionisti che dilettanti. I professionisti in gara hanno di solito in passato alle spalle di 89 maratoni vinte di cui 4 vittorie vinte precedentemente a Boston. Luisa De Sisa ha vinto nel 2013 con un tempo record personale di 2:04:45. La maratona di Boston nasce dalla Abbott Major Series Mondiale, la sede più ricca e prestigiosa di maratone in tutto il mondo. Questa serie arriva di nuovo a Boston anche nel 2017. La maratona di Boston esiste da 120 anni. 2 anni fa, Meb Kofleski ha vinto la gara come americano, il che è vero. Kofleski ha parlato agli studenti del Boston College il mercoledì prima della gara. Tra i vari racconti, quelli delle prove olimpiche per la maratona, che sono stati eseguiti nel mese di febbraio del 2016. Kofleski è riuscito ad entrare in squadra all'età di 40 anni. In più, faranno parte della squadra olimpica degli Stati Uniti anche Jared Ward e Galen Rupp. Mentre il tempo per vincere a Boston passerà sicuramente veloce, non è possibile stabilire un record mondiale su percorsa che si estende da Hopkinton a Boston perché vi è una discesa molto complessa. Era anche possibile che la maratona venisse annullata in caso di troppo vento se obbligati a correre contro, ma fortunatamente la giornata è stata uno spettacolo. Non ci sono stati tanti quotidi americani in questi anni a causa dei trials olimpici. I migliori maratonetti americani si stanno preparando per Rio 2016 o stanno prendendo del tempo per recuperare. I corridori da tenere d'occhio sono stati Jeffrey Mutai e Sami Kitwa e per le donne Tiki Galena e Buzinesh Deva. Molte strade di Boston sono state chiuse per l'evento e migliaia di fan, studenti di Boston College comprese, hanno supportato i professionisti e amatori allo stesso tempo. Nella loro corsa verso la vittoria. Bravi tutti. Lo stesso entusiasmo, anche se non c'è spirito molto sportivo, lo troviamo anche nel prossimo servizio. Il nostro inviato Eric Kindlin ci parlerà infatti della situazione politica americana in vista dell'elezione presidenziale di questo autunno. A te, Eric. Con solo 16 elezioni che mancano fino alla convention di Cleveland, i repubblicani in tutto il paese sono di fronte ad una crisi interna disastrosa. La GOP è allo sfondo come mai prima, con Donald Trump, Ted Cruz e John Kasich in un bagno di sangue politico. Donald Trump è favorito e convinto che l'RNC, il Comitato Repubblicano Nazionale, non lo voglia come candidato. In un'elezione senza gli elettori pubblici, Cruz ha vinto i 34 delegati nello Stato
e ha dichiarato vittoria. Trump, credendo che le gli elettori siano stati privati del loro voto, ha definito le regole come intenzionalmente usate contro la sua candidatura. A peggiorare le cose arrivano i molti sostenitori di Cruz e Kasich che hanno formato il movimento Never Trump. La tendenza Never Trump, promettendo di non votare per Trump nelle elezioni primarie e le elezioni generali, ha guadagnato la frazione significativa del partito con i membri influenti come Mark Levin e Eric Erickson, che si affidano alla pazza convinzione di poter eliminare Trump e di unire il partito repubblicano prima che il partito democratico diventi molto più unificato e ideologicamente compatibile. Trump sostiene che la sua candidatura ha portato un numero di elettori più alto e più elettori repubblicani per il partito stesso. Cruz contesta che puoi rivitalizzare la base repubblicana e espandere il partito come Ronald Reagan nel 1980. Kasich crede le sue posizioni moderate attrarranno il pubblico americano che è sempre più deluso dalla politica di parte. Prima di convincere l'interno paese sulla sanità mentale dei suoi membri, il GOP deve prima combattere contro la loro potenziale implosione. Non potevamo dimenticarci del golf. Il nostro Gary Del Vecchio ha preparato per noi un servizio su Speed. Guardiamolo insieme. Il torneo finale del Masters domenica 10 aprile è stato uno dei più memorabili fino ad oggi. Jordan Spieth, il secondo giocatore di golf migliore nel mondo, ha mantenuto un vantaggio di una battuta per entrare nella fase finale. La prima metà con un punteggio di 32 sembrava essere appena sufficiente per difendere il suo titolo e vincere la giacca verde per la seconda volta. Tuttavia, Eamon Corner ha dimostrato il suo valore e ha dato a Spieth il filo da torcere. Dopo aver ricevuto il bogey alla decima e undicesima buca, Spieth ha affrontato par 3 alle dodicesima buca, cercando di recuperare una delle battute che aveva appena mancato. Invece, ha provato il suo t-shot e la caduta in acqua della pala, ha concluso la buca con un bogey quadruplo e 7 tiri dal par 3. Il torneo in cui Spieth era rimasto in testa 7 turni consecutivi è andato via via peggiorando. Danny Willett è rimasto forte a Augusta quella domenica. Al turno finale con il punteggio di 67 l'inglese ha fatto qualcosa di impensabile e ha sconfitto Spieth finendo per vincere il suo primo torneo importante. Spieth non poteva rimediare alla battuta perse e si è arreso, donando la sua giacca verde preziosa a Willett. Spieth cercherà di mettersi in carreggiata nel campionato dei giocatori del mese prossimo e negli US Open di giugno. Per quanto riguarda Willett, il suo bambino appena nato, Zachariah, lo mantenerà a distanza dal torneo di golf per un po'. Però speriamo di rivederlo presto per osservarlo mentre dimostra il suo valore. Grazie Gary. E speriamo anche noi di rivedere presto Willett e intanto tanti auguri con Zachary. È arrivato il momento di parlare di arte. Il Boston College infatti si sta tenendo una mostra con tema irlandese e non potevamo non parlarne durante il Festival dell'Arte in atto questa settimana. Il nostro Alex Preet è andato in missione per noi. A voi il servizio. Yeah.
Il Museo McMullen del Boston College mostra le opere di arti e di mestieri irlandese. La mostra, aperta fino a giugno, è una rappresentazione revisa della trasformazione dell'Irlanda da una colonia ad una nazione indipendente. Il Museo McMullen è una grande esposizione di storia cristiana e celtica di Irlanda, con pannelli di vetro colorato e lavorazione dei metalli. I curatori di questa meravigliosa mostra sono Vera Creelkamp e Diana Larse. La mostra è una testimonianza abbigliante del ricco talento del popolo irlandese. Il Museo McMullen ha una grande collezione di mobili, tappeti e arazzi. Ci sono molti gioielli in mostra. I pezzi sono repliche dello stile medievale con metalli preziosi e grandi gemme. La mostra presenta le lavorazioni dei metalli e tessuti ricamati della Cappella Onan Cork. Le opere d'arte della Cappella Onan non hanno mai lasciato la loro casa di origine a Cork. Questi pezzi d'arte mostrano un'influenza cristiana che è insopibile in quanto a bellezza. Queste opere d'arte sono state create da industrie artigianali in Irlanda nel 1916. Pertanto, anche se le opere evocano una tradizione celtica, l'influenza moderna è chiara e riconoscibile. Il Museo McMullen è molto piccolo. Tuttavia, le opere d'arte sono esposte in modo spettacolare e il Museo McMullen appare come il Metropolitan Museum of Art di New York. La mostra presenta una cultura che è trascurata nel mondo dell'arte. Anche se non ci sono opere di Da Vinci o Monet, l'arte rivela la storia di una nazione intelligente e forte. Se sei irlandese o italiano, sicuramente resterai affascinato da questa mostra. Grazie Alex per questo splendido servizio e per tutto oggi. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi aspettiamo per la prossima edizione della Sbornia TG. Ciao Nick, arrivederci a tutti. Grazie Emma. Lasciamo ora lo spazio al meteo e all'oroscopo. E vi ricordiamo che per tutti gli altri aggiornamenti potete seguirci online o in forma cartacea sulla sbornia.bc. Arrivederci a tutta, a buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Questa settimana sarà un mix di giorni di pioggia e cielo sereno. Lunedì. Dovreste aspettare temperature più calde con un'alta temperatura di 63 gradi. Credo che indosserò scarpe da ginnastica, leggings e un giacca in caso di pioggia. C'è una probabilità del 10% di pioggia per lunedì. Speriamo bene. Martedì. Possiamo aspettarci ancora freddo con un massimo di 46 gradi e una probabilità del 90% di pioggia. Questo giorno dovrebbe essere abbastanza miserable. Io non ho intenzione di lasciare la mia stanza. Voi fate come volete. Mercoledì. Sarà meglio come giorno infrasettimanale. Sarà sereno il cielo e ci saranno sui 60 gradi, meglio di un pugno in un occhio. Giovedì, possiamo
aspettare di nuovo un bel cielo sereno e temperature sui 55 gradi. Non è il tempo migliore del mondo, ma io lo ho, eccetto a condizione che non piova. Venerdì. Vedremo temperature molto più alte con cielo parzialmente nuvoloso. Anche se, a chi importa davvero? Quando è venerdì, non mi importa se nevica e il fine settimana e comincia la festa. Detto questo, il tempo settimanale è abbastanza noioso, ma leggiamolo comunque per sapere cosa indossare. Almeno così mi sento molto potente. Ah, sabato e domenica? Beh, non importa sapere che tempo farà, finché non ci sono compiti, cose da studiare e all'orizzonte si vedono feste o eventi divertenti. Anche un uragano non fermerà la nostra voglia di vivere. Divertitevi, amici. Ciao! Arrivederci. Siete molto testardi, credete in voi stessi, vi che potresti portare a cena l'Emmanuel Miranda e Amy Schumer. Toro, prendetevi del tempo per fare un pisolino o un bagno caldo e vi sentirete molto meglio. Coccolatevi e sorride te alla vita. Vi che potresti portare a cena George Clooney e Sandra Bullock. Mele, è necessario agire in fretta o l'occasione passerà. Restate aperti a nuove possibilità e rimarrete sorprese. Attenti a chi vi sta attorno. Non abbiate paura. Vi che potresti portare a cena Tom Hanks e Robin Wright. Cancro. Non siate tristi oggi. Una buona nozze è in arrivo e il vostro interesse in amore renderà la vostra giornata incredibile. Vi che potresti portare a cena Billy Crystal e Meg Ryan. Leone, avete avuto dei disaccordi recenti con il vostro partner. Utilizzate questa opportunità per smettere di litigare e diventerete più forti. Vi che potresti portare a cena Angelina Jolie e Brad Pitt. Vergine, incorrerete in problemi di lavoro questa settimana. Non condividete segreti con gli altri e andate a letto presto. Ricordatevi di mantenere la calma. Vi che potresti portare a cena Emma Watson e Michael Jackson. Bilancia, avrete una bella settimana. Sarete freschi mentalmente e i vostri esami andranno benissimo. Vi che potresti portare a cena Justin Timberlake e Ruby Rose. Scorpione, non siate abituati ad aprirvi alle persone e fate fatica a parlare dei vostri problemi. Parlate con gli amici, vi faranno sentire meglio. Vi che potresti portare a cena Kim Kardashian e Chris Farley. Sagittario, che è stata una persona che è vicino a voi, che vi sta dando fastidio. È necessario mantenere la calma e trattenersi dal lamentarsi al riguardo. Vi che potresti portare a cena David Spade e Maggie Smith. Capricorno, riceverete cattive notizie su piani per l'estate nel bel mezzo di un momento molto felice. Ricordatevi di mantenere un atteggiamento positivo e di continuare ad essere produttivi. Vi che potresti portare a cena Antonio Banderas e Sally Field. Acquario, sorridete, state per ricevere un grande nozze, grandi novità in ambito amoroso, ma il vostro spirito
spirito libero vi permette di apprezzare ogni minuto. Vi che potreste portare a cena Jerry Seinfeld e Katy Perry. Pesci. Qualcuno che avete perso tornerà nella vostra vita molto presto. Mantenete aperte le prospettive, non abbiate rancore. Vip che potresti portare a cena a Levine e Taylor Swift. Lo stesso. Teo è l'audio. In forma cartacea. You did it properly. That was good. That was good. I'm just gonna use so many cats. I know. I'm sorry. No, it's okay. What? Are you okay? No.